Nell'elenco delle alghe in acquariologia viene inclusa la classe dei cianobatteri. Come dice il nome, si tratta appunto di batteri e non di alghe, tuttavia vengono chiamate alghe azzurre o alghe verdi azzurre. La distinzione principale sta nel fatto che i batteri sono organismi procarioti unicellulari, mentre le alghe sono organismi eucarioti. Tuttavia hanno qualcosa che li accomuna, ovvero sono tutti e due capaci di fotosintesi. Anzi, in realtà dovremmo dire che le piante assomigliano ai cianobatteri, e non il contrario, essendo questi ultimi probabilmente i primi organismi che si sono formati nel pianeta Terra, nel precambriano. In qualche maniera quindi dobbiamo anche ringraziare questi batteri, essendo questi i generatori del primo ossigeno in assoluto sulla Terra. Iniziamo ad analizzare il nome. Cianobatteri, per l'appunto batteri, come abbiamo detto, ciano perché si presentano di colore ciano, tuttavia questa colorazione viene soltanto sotto i raggi ultravioletti, quindi in natura. In acquario invece questa colorazione non è mai visibile, ma di solito si presentano come colore verde grazie ai pigmenti in essi presenti, ovvero ficoeritine e ficocianina. Essendo per l'appunto i batteri i primi organismi in assoluto, che sono nati in condizioni in cui non c'erano organismi rivali sulla Terra, quindi le condizioni in cui possiamo notare la crescita di questi cianobatteri è quando non ci sono altre alghe o quando il filtro non è maturo. Prevenire assolutamente l'insorgenza di cianobatteri è quello di far maturare il filtro con pochissima luce. Le alghe infatti sono il peggior nemico di questi batteri. Un'altra condizione invece in cui può verificarsi una infestazione di cianobatteri è quando viene meno la resa dei neon, quando questi per esempio invecchiano e cambiano il loro spettrogramma. Quindi in assoluto il miglior modo per combattere i cianobatteri è prevenirne la formazione. E se i cianobatteri si sono già formati, come si fa? Dipende anche dalle situazioni. Ad esempio possiamo avere delle piccole placche e isolate disposte in acquario. In tal caso possiamo lasciarle stare oppure rimuoverle fisicamente. Oppure ancora utilizzare l'acqua ossigenata. Basta comprare quella a dosi disinfettanti, quindi quella 10-12 volumi, e con una siringa spruzzare nel focolaio, prima spegnendo la pompa ovviamente, e aspettare circa un'oretta e successivamente fare un cambio d'acqua. Utilizzate nel massimo 10 ml per ogni 50 litri di acquario, quindi attenti alle proporzioni e mai andare oltre. Questo quando ci sono più focolai multipli sparsi. Comunque, se abbiamo dei singoli focolai o delle singole zone, possiamo coprirle con qualcosa che faccia dell'ombra su di esse, quindi per esempio una tazzina oppure un pezzetto di plastica da appoggiare sopra. E poi ci sono quelle situazioni rare, per fortuna disastrose, in cui c'è un'infestazione totale di ogni arredo dell'acquario, ma in quel caso vi consiglio intanto di spegnere la luce per qualche giorno, fare quindi una vera e propria terapia del buio e riaccenderlo a piccoli cicli, magari di 3-4 ore. Però quando è così io consiglio proprio di rifare l'acquario, perché c'è qualcosa che non va, quindi sostituire per esempio le lampade neon se ce l'avete, disinfettare tutti gli arredi dell'acquario, la sabbia, insomma, perché è quasi irrecuperabile. Vi consiglio comunque di non utilizzare assolutamente antibiotici, utilizzare e continuare a usare l'anidride carbonica e non interrompere la fertilizzazione, perché le piante devono crescere, devono continuare ad essere attive, perché possono contrastare i cianobatteri, così come le stesse alghe. Bene, questi erano dei piccoli consigli se avete infestazioni di cianobatteri. Spero di esservi stato utile e al prossimo video.